Appunti di We Are The Net. Buongiorno a tutti, buongiorno se mi ascoltate di giorno, buonasera se mi ascoltate di sera, buon pomeriggio se mi ascoltate di pomeriggio, insomma. Bentrovati a una nuova puntatina di appunti di We Are The Net, questa fantastica rubrica che vi accompagna giorno dopo giorno nelle peripezie del web. Dunque, di cosa parliamo oggi? Sapete che il format... ogni volta che registro una puntata arrivano i gatti. E adesso il mio gatto ha battuto una craniata contro la scrivania. Non so perché vengono attirati. Boh, saranno le lucine del mix, non lo so. E niente, c'entra una mazza con la puntata. E stavo dicendo, questo è il format della puntata di appunti. È più breve rispetto alla puntata del mercoledì. Almeno per un paio di settimane continuerò in questo modo, perché appunto sto testando le vostre risposte. Intanto vado a cercare anche una musichetta per dopo, perché me la sono dimenticata molto furbescamente. Perché poi ovviamente registro sempre tutto live. Ok, ho anche la puntata per dopo. Fantastico. Puntata il sottofondo. Molto bene, questa puntata parla di Canva. Che cos'è Canva? Allora, innanzitutto Canva è un sito internet, che permette di creare delle grafiche. Ma che tipo di grafica? Allora, innanzitutto tutte le grafiche che vedete di We Are The Net in giro sull'Instagram, sul Facebook, sul WhatsApp, perché ha il mio numero, sono sempre fatte da Canva. Ovvero, certo, farsi le proprie e-card scritto, da mettere sui vari social, è una roba fighissima, ma dovresti avere Photoshop. Io, per carità, ho programmi di grafica, eccetera. Canva è un sito internet che ti permette di andare a prendere un template già esistente, oppure acquistarne uno, se volete, ce ne sono di fatti molto molto bene, di acquistare un template oppure di utilizzarne uno gratuito, modificarlo e farlo tuo completamente online. Se andate sul sito canva.com, vi potete iscrivere, teoricamente basta anche soltanto la login di Facebook, se non volete andare a iscrivervi per forza, però fate come volete, e da qui vi chiede cosa volete creare. Ci sono presentazioni in 16 noni, post di Facebook, poster, copertina di Facebook, post di Instagram, curriculum vitae, collage di foto, loghi, volantini, biglietti da visita, brochure, biglietti cartacei, infografiche, certificati, copertina di libri, menu, annuncio, copertina rivista, cartolina, etichetta, copertina CD, sfondo per desktop, newsletter, buono regalo, carta intestata, report, programma, segnalibro, eccetera eccetera eccetera, perché sennò non finiamo più. Insomma, ce ne sono tanti, calendari, fattura, immagini di dimensioni personalizzate e via discorrendo. Ovvero, ci sono già queste immagini che hanno le dimensioni già preformatate. Per esempio, vi faccio un esempio molto molto semplice: se voi dovete creare la copertina di Facebook, per esempio, vi serve, si può mettere una foto qualsiasi, eccetera, lo sapete, ma se lo fate con le dimensioni giuste non perde tanto di qualità, eccetera. E qui vi danno già le dimensioni. Voi potete prendere, caricare anche un'immagine vostra, oppure prendere un template. Che cos'è un template? È uno schema già fatto con già una grafica impostata, e poi andarvelo a personalizzare. Sicuramente il risultato sarà
migliore, garantito. Vi faccio l'esempio, come vi ho detto prima, tutte le grafiche che sto utilizzando sono fatte grazie a Canva, perché faccio molto veloce, praticamente ho due template, uno per la puntata classica di We Are The Net e poi ce n'ho un altro per le puntate di appunti. Mi trovo molto bene, lo uso anche su Instagram per quando faccio la puntata su IGTV, che poi è la stessa. Per fare ad esempio quella puntata lì utilizzo un programma, un sito sempre che si chiama Headliner, in cui io vado a caricare l'audio, mi crea l'equalizer che si muove e di sfondo metto un'immagine fatta sempre con Canva e poi la carico su IGTV. Devo dire che per adesso non ho avuto grossi riscontri, cioè il grosso degli ascolti arriva quasi sempre dalle app o dal sito internet, devo essere sincero, anche dai social non è che arrivi tantissimo a livello di statistiche, ma va bene, tanto bisogna metterlo lì. Io, come sapete, ormai non mi baso più soltanto sui social perché è cambiato l'algoritmo, i social funzionano se paghi. E Canva è gratuito, certo potete acquistare pacchetti, forse c'è anche una versione premium, aspettate che guardo aziendale, aggiorna, sì, c'è anche una versione premium, non so i prezzi cosa ti danno di più, adesso è vero, Canva for Works per 30 giorni. Lavora col tuo brand, col kit aziendale, ridimensiona automaticamente i progetti, crea fantastiche grafiche animate, collabora grazie a cartelle e modelli condivisi, esporta il progetto con sfondo trasparente. Ogni tanto serve quella cosa con sfondo trasparente. Però se voi magari sapete già smanettare qualcosa di grafica e importate quello che fate su Canva, magari su un programma di grafica, insomma, non è che c'è bisogno per forza di spendere. Comunque ve lo consiglio, Canva per i vostri post. Unica pecca, devo dire, che quando, qui contano sempre i social, faccio l'esempio di Facebook o Instagram, quando si accorge che non sono le nostre immagini a essere caricate, ovvero va benissimo il selfie, va benissimo la foto di gruppo, va benissimo vita normale mentre si lavora, eccetera, quando le grafiche sono palesemente, tra virgolette, commerciali, i social la boicottano abbastanza. Mi è stato contestato questa cosa, l'ho detto in una discussione online e sfido chiunque a dire che non è vero, anche tutti i vari appassionati e coloro che lavorano sui social, questo è assolutamente vero. Ma bando alle ciance, anzi abbiamo finito, non bando alle ciance, abbiamo finito il dove potrete trovare We Are The Net, perché non è solo su wearethenet.it o su Spreaker, ma... Puoi seguire il podcast dal sito wearethenet.it oppure sulle piattaforme Spreaker, Spotify, iTunes, YouTube, TuneIn. Altrimenti cercaci su Telegram, Facebook o Instagram. E noi ci sentiamo domani. Ciao ciao!